Guardate come devo registrare il video perché Tommy si prende di gelosia e dice: Papà, quando andiamo a giocare con la pallina? Allora, volevo rispondere all'email di Barbara Pedretti. Mi ha scritto una storia, quasi un romanzo. Grazie, Barbara. Ci ho messo mezz'oretta solo a metterlo per iscritto. E mi racconta della storia del suo pastore della bus. Storia della Buscan è bellissimo. Io me ne ricordo uno che curavamo in clinica quando eravamo studenti, che aveva il diabete, veramente un cane di quelli bravi. Però Tommino qua, anche lui vuole dire la sua. E mi dice che Nanook, 2 anni e mezzo, vive con la mamma, e da quando era giovane ha sempre avuto un problema di pica, e poi più o meno a 1 anno ha avuto un episodio di fortissima enterite, una diarrea, faceva la BARF in quel periodo, è stata sospesa ed ha cominciato la terapia con, mi sono scritto tutto, Diatab, Enteromicro, Buscopan, antibiotici e cibo gastrointestinale. Questa è una terapia classica, infatti me la ritrovo in tutte le mail che mi mandate. Ha avuto un miglioramento, è stato bene, però non è più tornato alla BARF, fa dieta a base di croccantini. Circa 2 anni ha avuto un episodio di gastroenterite molto forte che è stato curato con antibiotici, lo Stomagil, se non ho capito male, e regolatori della flora intestinale. Ora il problema è che, nonostante l'episodio sia scomparso, Barbara lamenta che c'è un appetito spogliato, non sempre sporca bene e mantiene la pica. Quindi analizziamo insieme questa storia. Abbiamo un ragazzino che fino a 1 anno è cresciuto con la BARF e poi ha avuto un episodio di diarrea. La mia domanda è, quello che analizzerei è, questa BARF come è stata fatta, che rapporti abbiamo avuto nei nutrienti e, punto interrogativo, quanta vitamina B12 riusciva ad apportare questa BARF? Perché sembra strano, ma i soggetti che si alimentano con la dieta naturale certe volte vanno in carenza di B12. Perché? Per tanti motivi, perché gli animali che gli somministriamo sono allevati diciamo in allevamento, non vivono la vita naturale, perché ormai gli alimenti che mangiamo sono scarsi in vitamine, quindi poi glieli dobbiamo somministrare a parte. Una carenza di vitamina B o di alcuni micronutrienti nelle fasi della crescita possono darti circa 1 anno forme gravi di diarrea. Perché? Perché la vitamina B12 fa crescere i villi intestinali. Se non ce l'hai, i villi sono molto piccoli e poi se ne vanno in diarrea da malassorbimento. Stranamente poi recuperi quando gli dai i mangimi, perché nei mangimi sono additivati di vitamina B12. Questo è il primo punto interrogativo. Poi hai un miglioramento e di nuovo hai un problema di scarso appetito, feci non troppo buone. Allora ti dico, se un soggetto supera diciamo l'evento di forte enterite, potrebbe continuare, cioè, mentre Tommy vuole essere, ora finisco il video, promesso qua davanti a tutti, andiamo a tirarti e ti vado a tirare la pallina. Ok, quindi vi stavo dicendo, quando abbiamo un problema intestinale che si risolve parzialmente, il cane non sempre ha appetito. Perché? Perché ha fastidi quando mangia. Quindi cosa fa? Mangia, ha mal di pancia, deve mangiare perché deve nutrirsi, ma associa l'alimentazione al mal di pancia, quindi diventa svogliato nel mangiare. E questo lo può dimostrare, uno, sporcando non sempre in maniera perfetta, e due, cominciando a sviluppare la pica, cioè mangiando oggetti che non dovrebbe. Questi sono segni di malessere intestinale. Alcuni cani mangiano il guanto da lavoro, la calza, la mutandina, l'oggetto, alcuni altri mangiano l'erba. Quindi come mi comporterei con questo cagnolino? Allora, personalmente, già chi mi segue da tempo lo sa, toglierei i mangimi e comincerei a somministrare una proteina alla volta. Farei un esame a larghissimo spettro per cercare tutti i parassiti intestinali, perché tu mi hai detto lavori con le pecore, ecco, mi dimenticavo di questo. Lavorare con le pecore vuol dire stare in campagna, vuol dire stare all'aria aperta, vuol dire essere esposti a tantissimi parassiti intestinali. Quindi farei un esame a largo spettro, cercherei la coccidiosi, cercherei, mentre Tommy mi spinge, cercherei la giardia, cercherei tutti questi parassiti. Se anche se non li trovo, allora se li trovo, ok, faccio i trattamenti sverminanti. Se non li trovo, però uno sverminante a largo spettro lo farei in tutti i casi, anche per la coccidiosi oltre che per la giardia. E poi partirei con diete monoproteiche fresche, cioè non somministrerei il mangime monoproteico, ma somministrerei delle carni inizialmente per una settimana singolarmente, cioè prima maiale per una settimana,
con le giuste dosi, perché se ne dai troppo, troppo pochi, hai dei problemi. Poi, se col maiale non vado bene, proverei col manzo, poi proverei col cavallo, cioè cercherei, volendo dare le pecore, con la pecora, non so se sei vegetariana al 100%, ma avendo fatto la barf, non lo sei per il tuo animale, e testerei alcune funzioni del corpo, la funzione pancreatica, prima di tutto, perché i soggetti che hanno problemi al pancreas, magari cronici, hanno queste cose che tu mi racconti, e testerei il quantitativo di vitamine B12 cefolati. Vedi se riesci a farti dare questi valori, ora siamo in quarantena, i laboratori sono quasi tutti chiusi, ma magari ne parliamo, commenta il video, e magari vediamo di aiutarti o volendo sentiamoci, va bene? Ciao Barbara! Andiamo a giocare con la pallina, va?